Paolo Zaza, con una settimana di ritardo il Cumano è in eccellenza. Sì, una settimana di ritardo perché ci siamo complicati veramente la vita andando a perdere a Fiemme l'ultima partita del campionato. Però oggi abbiamo dimostrato veramente un carattere enorme, ci siamo meritati veramente questa eccellenza, perché è stata sudata oggi contro una grande squadra, perché Levico è una grande squadra, e finalmente siamo andati in eccellenza. Comunque i ragazzi sono stati veramente bravi, oggi il cuore, carattere, perché carattere oggi dopo una botta del genere, bravi insomma, bravi. Non era facile dopo Cavalese. Non era facile dopo Cavalese perché era stata una gran mazzata, però devo dire brava anche la società che questa settimana da martedì, mercoledì e venerdì ci ha sostenuto e ci ha fatto veramente stare bene, tranquilli e sereni, e questo è merito di tutta la società del Cumano Terme, che è una società che merita l'eccellenza. La resta c'è perché quando si arriva a queste date sicuramente bisogna crederci poi in un spareggio. Onore ai vincitori, noi gli episodi sono andati dalla parte del Cumano, abbiamo provato a fare la partita, ci abbiamo provato in tutti i modi, ci abbiamo sempre creduto e purtroppo gli episodi hanno dato ragione a loro, forse verso la fine della partita ho visto... Forse c'era un rigore. Un rigore lampante dove ho visto l'arbitro mettere il fischietto in bocca e ho praticamente esultato nella confusione, dopo ho visto che i giocatori andavano avanti. Il rigore non ce l'ha andato, ma comunque fanno parte del calcio e non voglio ricriminare su questo, devo fare i complimenti ai miei ragazzi e all'annata che hanno fatto, che sicuramente è da record. Matteo Masè, bomber del Cumano, ce l'avete fatta, magari con una settimana di ritardo. Sì, come abbiamo fatto la scritta ai nostri magnifici sostenitori, ci abbiamo messo una settimana dopo il blackout di domenica, inspiegabile, ci siamo rifatti, abbiamo tirato fuori il cosiddetto orgoglio del Cumano e penso meritatamente, anche se onore, faccio i miei complimenti a Levico che ha fatto una stagione secondo me stratosferica come noi, il Bro merita sicuramente di salire anche loro. Ve lo auguro, spero che il Trento salga e anche loro vengano in eccellenza. Cosa avete pensato dopo la sconfitta di Cavalese? Ma tante cose, io in primis quel rigore lì me lo sono sognato per le prime due o tre notti, fa parte del calcio. Abbiamo ricaricato le batterie, i primi allenamenti, è stata dura, dopo è stato bravo il mister, l'ambiente e tutti noi a ricompattarci e a fare questa splendida vittoria.